Sono veramente soddisfatto di poter annunciare il corso relativo al linguaggio di programmazione Python. Il corso te lo presento in due modalità. Una di queste modalità la potrai seguire qui su YouTube e andando avanti settimana dopo settimana arriveremo fino alla fine del corso. L'altra modalità invece è quella che potrai seguire su Udemy. Qui sotto in basso nelle descrizioni ti metto il link per linkarti proprio su Udemy. Udemy avrà un costo, però avrai il corso di Python completo dall'inizio fino alla fine, quindi tutto quello che riguarda le basi del linguaggio di programmazione Python. Io sono Fulvio Mariola, ho iniziato ad interessarmi di informatica da più di 20 anni e dal 2005 ho trasformato la mia passione da hobbista appassionato a un lavoro vero e proprio come professionista. Come primo task andiamo a calcolare quanti sono i prodotti per fornitore. Quindi per fornitore intendo il supplier, quindi qui ci sono diversi tipi di fornitori, e poi di seguito la lista del nome dei fornitori con il numero dei prodotti relativi a tale fornitore, ovvero ad esempio il fornitore AA Company, che lo troviamo come il prodotto numero 1 della lista, poi anche il prodotto numero 10, il prodotto numero 12 e quant'altro, ovvero qual è il numero dei prodotti relativi ad esempio al AAA Company, poi relativi a BBB Company e così via. Bene, quindi quello che ci interessa appunto sono i prodotti per fornitore, quindi creiamo una variabile proprio chiamata prodotti underscore per fornitore. Noi per fornitore diciamo lo possiamo chiamare supplier, che è quello che è scritto anche sul file, oppure non so, lo possiamo chiamare anche fornitore, è uguale, è una variabile, quindi la posso chiamare come mi è più comodo fare. Uguale, per il momento mettiamo una coppia di parentesi graffe vuote e all'interno ci mettiamo una parentesi con le apici doppie. Allora, come funziona inserire diciamo questi valori? In effetti l'esercizio del risultato è proprio questo, dove divido i fornitori a sinistra che li utilizzo come chiave e poi il numero dei prodotti, quindi valore, lo metto a destra, separati da due punti. Come ti ho scritto qui, le compagnie sono tre, la compagnia AAA, la compagnia BBB e la compagnia CCC, e hanno i valori corrispondenti a AAA Company 43, BBB Company 17, CCC Company 14, e questi li dovremmo andare ad inserire nella nostra variabile. Quindi noi per trovare il valore dovremmo analizzare, dovremmo capire quante volte il product number appare nel file inventory .xlsx. Vediamo nel file, forse ci capiamo meglio. Come vedi, in effetti, sicuramente la compagnia AAA Company apparirà 43 volte, come vedi da qui, mentre invece la BBB Company apparirà 17 volte e la CCC Company apparirà 14 volte. Quindi l'esercizio è di ricavare quante volte appare il numero del prodotto del fornitore, del supplier. Per fare questo, quello che più ci conviene è utilizzare un loop. Se non ricordi come fare il loop, lo abbiamo fatto nelle prime lezioni, quindi puoi tornare indietro e rivedere come facciamo. Quante volte questi fornitori risultano nel file inventory.xlsx? Andiamo a vedere nel file. Come vedi qui a sinistra ci sono le linee, ma iniziano dalla linea 2 per ben 74 volte. Andiamo in PyCharm. Allora, come fare per calcolare il loop dei prodotti per fornitore? Quindi utilizziamo un for, utilizziamo una variabile riga underscore prodotto in lista prodotto, ovvero vado a prendere il foglio di calcolo sheet 1 del nostro file inventory xlsx. Poi aggiungiamo una funzione dove gli andremo a dire di analizzare il nostro foglio di calcolo fino al numero 74. Ma noi, piuttosto che utilizzare il numero 74, usiamo una funzione. La funzione è max row.
La max row è una funzione che fa parte del package OpenPy XL che abbiamo installato, quindi andiamo a vedere però come funziona, perché noi non lo sappiamo e probabilmente quando stai sviluppando un software del genere, stai utilizzando un package del genere, andiamo a rivedere come funziona e lo vedremo dalla documentazione ufficiale. Quindi andiamo nel browser in PyPy e andiamo a vedere nella documentazione di OpenPy XL. Come vedi qui viene spiegata l'introduzione come abbiamo già visto prima, ma a noi quello che ci interessa in particolare modo è la funzione MaxRow e vedere come la dobbiamo utilizzare. Quindi io andrò in OpenPy XL Package e quello che più ci interessa, cioè quello nel quale stiamo lavorando, è proprio il worksheet. Quindi andiamo in worksheet module e con Ctrl F oppure Command F se sei con Apple andiamo a ricercare MaxRow. Qui vengono date delle prove e vediamo però dove viene spiegato. Ok, MaxRow contiene l'indice massimo di un certo valore, nel nostro caso contiene il valore massimo della lista prodotti, ovvero la lista che è all'interno del nostro inventory.xlsx. Ma vediamo in particolare se funziona, quindi commentiamo questa riga di codice con il cancelletto e vediamo se effettivamente è così. Quindi print lista prodotto punto max underscore row. Salviamo il programma e vado ad eseguirlo. E come vedi in effetti è corretto, perché ci dice che MaxRow va a prendere proprio l'indice maggiore, che è la riga 75. E infatti come vedi, anche se il valore è 74 perché è un 75-1, però la riga effettiva del foglio di calcolo è 75. Ok, bene, quindi adesso che abbiamo verificato i meccanismi di come funziona il max underscore row, di fatto qui il numero che ci dice è proprio 75, quindi può essere sia perché comunque dovrà fare un loop, quindi dovrà iterare ogni volta la mia lista. In questo caso scrivo lista underscore prodotto punto max row, chiamo questo attributo, ma di fatto io qui potrei anche inserire 75 in maniera statica, perché ho visto che comunque il max row è 75. Però se noi andiamo a verificare il nostro file, in realtà notiamo una cosa, ovvero che il product number in realtà non parte da 1 ma parte da 2. Quindi di fatto il primo valore a me non interessa, perché il primo valore di fatto nella prima colonna c'è il product number, c'è il nome product NO, product number, quindi non c'è di fatto il numero che a me interessa, ma inizia dal secondo valore. Allora ci sono anche altri modi per fare questo e uno dei modi potrebbe essere proprio quello di utilizzare il range. Quindi se gli vado a dire range, poi all'interno di range io posso scrivere ad esempio lista prodotto punto max row. Se lo andassi a scrivere in questo modo, comunque lui partirebbe dalla riga numero 0, quindi partirebbe direttamente da qui, perché per lui 0 è la prima riga, ma noi in realtà vogliamo che lui parta dalla riga 2. E allora noi con il range glielo possiamo dire a Python: guarda, quando vai a leggere il foglio di calcolo sheet 1 parti dalla riga 2, in modo tale che lui adesso andrà proprio a partire da dove noi vogliamo, cioè da dove inizia la lista dei numeri. Proviamo a vederlo anche nel print, ad esempio facciamo copia incolla. Il for lo commentiamo perché adesso non ci interessa, vediamo solo se va bene quello che, se è corretto quello che dico. Salvo il programma e lo lancio e infatti come vedi lui parte dalla 2 alla riga 75 ed è proprio quello che ci aspettiamo, perché parte dalla riga 2 che è il product number 1 e finisce alla riga 75 che è l'ultimo numero del product number.
Quindi di fatto, come abbiamo detto, per noi ci va bene che lui parta dalla riga 2 e arriva alla riga 75. È chiaro che se io dovessi togliere il 2 e lasciare solo questo, in realtà partirebbe come un array, partirebbe dalla riga 0, però nel mio foglio di calcolo è la riga 1. Qual è poi un altro problema che si crea in questo caso? Beh, il problema è che nella for, quello che io vado a prendere nel caso in cui io metto 2, lista prodotto.max underscore row, in realtà in questo caso è esclusivo, ovvero lui nella stampa mi scrive 75, ma quando vado a fare la for, quindi faccio un loop, lui in realtà a 75 lo esclude, cioè non legge il 75. Quando sono in questo file, lui si fermerebbe a 74, perché nel momento in cui il for, quindi quando faccio il loop, lui va a leggere 75, lui non va a leggere il suo valore 74, ma lo esclude, quindi rimarrebbe al 73. Quindi questo potrebbe essere un problema nella nostra automazione, perché in realtà io voglio che lui, oltre che parta dalla riga 2, ma che arrivi anche all'ultima riga, alla riga 75. Però questo purtroppo il loop non lo fa, lo esclude. Adesso noi come possiamo fare proprio per aggiustare, diciamo, questa situazione, dato che lui mi andrà ad escludere 75? Beh, la cosa è abbastanza semplice, ovvero noi all'interno delle parentesi tonde del range andiamo a definire max underscore row più 1. Così lui arriverà a 76, e quando arriva a 76 il for escluderà il 76 e quindi arriverà e si fermerà alla riga 75, ovvero quella che mi aspetto. In effetti andiamo a provare direttamente qui, così vediamo se funziona. Andiamo a provare direttamente nella stampa, salvo il programma, lo lancio. E infatti, come vedi, 76, lui lo esclude e quindi l'ultimo valore lo andrà a leggere nella riga 75, perché il 76 lo ha escluso. Adesso quello che più ci interessa invece è andare ad analizzare l'elemento, il campo che a noi interessa. In questo caso noi abbiamo fatto solo una scelta di riga. In questo modo definiamo qual è la riga che andiamo a prendere, andiamo a prelevare. Però noi in realtà non dobbiamo prelevare solo la riga. Come vedi, se noi ad esempio dobbiamo andare a prendere il supplier, quindi il nostro fornitore, è vero che corrisponde alla riga, ma corrisponde anche alla colonna. Non so, ad esempio, se andiamo a prendere il fornitore CC Company, corrisponde precisamente alla riga 4 e alla colonna D. Se andiamo a prendere il CCC Company, che sta alla riga 8 e alla colonna D. Quindi ogni fornitore corrisponde a una specifica cella. E in effetti andiamo ad utilizzare proprio un comando, un attributo della nostra funzione. Quindi vado a prendere la lista prodotto, quindi il nostro sheet 1, il nostro foglio di calcolo 1, punto, l'attributo che in questo caso ci serve è proprio il cell, la specifica cellula. Il cell di per sé è dinamico, posso andare ad indicare la cellula in un particolare modo, ovvero gli vado ad indicare sia la riga che la colonna. Quindi nella nostra iterazione che stiamo facendo con il comando for, la riga corrisponde proprio a riga prodotto. Quindi nel for ogni volta passerà la riga, parte dalla riga 2, quindi la riga 2, la riga 3, la riga 4, la riga 5, fino ad arrivare all'ultima riga che a noi interessa. Quindi ogni volta che faccio il ciclo passerà una riga. E qual è la riga del nostro fornitore? La riga D, come vediamo nel foglio di calcolo, è la riga D, ma in realtà è la riga 4. Quindi sarà il nome underscore fornitore, quindi crea una variabile chiamata nome fornitore che corrisponde proprio a ogni volta che passa una riga, riga 2, fornitore 4, e il fornitore sarà AAA Company. Poi torna indietro
Riga 3, colonna 4, BBB Company. E ancora di nuovo il ciclo gira fino ad arrivare alla fine. Riga 4, colonna 4, che è CCC Company. E ogni volta gli assegnerà il nome della compagnia, quindi il nome del nostro fornitore. E lo andremo a memorizzare dentro nome fornitore. Il prossimo step è quanti prodotti sono per ogni fornitore. Quindi qui, come vedi, c'è il product number dei prodotti, qui ci sono il numero di prodotti nell'inventory e qui c'è il fornitore. Quindi noi di fatto dovremmo unire questi due valori. Per il momento abbiamo solo dichiarato e abbiamo solamente il primo valore, ovvero nome fornitore. Ma adesso noi quello che dobbiamo fare di fatto non è più un ragionamento di tipo matematico, perché la matematica che utilizziamo è abbastanza banale, ma dobbiamo fare appunto un ragionamento logico. Come ricorderai, avevamo visto da questa immagine che ogni azienda fornitrice ha a sua volta un certo numero di prodotti, quindi noi dovremmo aggiungere chiave valore. Come vedi, infatti, qui prodotti per fornitore è chiuso, ma in realtà prodotti per fornitore saranno, non so, ad esempio, AAA Company, due punti, 20, poi il secondo fornitore che sarà, ad esempio, BBB Company e così via. Quindi questa sarà la lista che noi dovremmo andare a riempire, a popolare. Quindi per il momento la lasciamo vuota e per fare questo noi dovremmo andare a fare un altro ciclo. Noi già abbiamo fatto il primo ciclo e adesso riempiamo il nostro prodotti per fornitore, parentesi quadra aperta e chiusa, e all'interno inserirò il nome fornitore che sarà uguale ad un certo valore, ad esempio. Quindi dovremmo fare anche una seconda iterazione per poter assegnare i valori all'interno del nostro singolo fornitore. Quindi poniamo il caso che il valore che appunto vado ad assegnare alla prima azienda fornitrice, la AAA Company, ad esempio, possiamo iniziare la nostra seconda iterazione con il valore 1. Quindi avremo, ad esempio, AAA Company 2.1. Poi ci sarà un altro ciclo e andremo a ricercare il secondo nome fornitore, ad esempio la BBB Company, che potremmo impostare ancora al primo valore. Quindi anche nel secondo ciclo della iterazione assegno al nome fornitore, che è BBB Company, gli assegno 1. E così via fino a che va a ciclare tutti i fornitori, ovvero i 74 fornitori che abbiamo nel nostro foglio di calcolo, nel nostro sheet. Ma adesso come faccio appunto ad incrementare il valore 1? Ma in particolar modo come faccio a sapere che c'è il valore 1 oppure che non c'è il valore 1? Quindi noi quello che dobbiamo fare intanto è incrementare il prodotto fornitore, che lo vado ad impostare all'interno del mio primo ciclo. Quindi diciamo che creo una variabile che chiamo num prodotto corrente uguale prodotto per fornitori nome fornitore, ovvero il nome dell'azienda fornitrice. Quindi è chiaro che non ho più bisogno di inserire l'uno e comunque vado ad assegnare, per il momento vado ad assegnare il nome del fornitore, quindi il valore chiave, il nome del fornitore, AAA Company o BBB Company o CCC Company. E quindi la variabile nom prodotto corrente è quello che ogni volta che vado a trovare il prodotto lo incremento durante la prima iterazione. Come faccio a definirgli questo? Gli dirò che if, se non ricordi puoi andarlo a vedere nelle prime lezioni e abbiamo fatto if else e come funzionano, quindi if appunto nome fornitore in prodotti per fornitore, due punti.
Quindi, se ad esempio noi abbiamo già il nome fornitore all'interno della nostra lista e vogliamo incrementare il numero dei prodotti per lo specifico fornitore di uno, ad esempio, noi dobbiamo ricercare un altro produttore per fornire il valore di cui noi abbiamo bisogno. Quindi, quando io andrò a ricercare anche un altro valore. Cosa intendo per questo? Se ad esempio vado ad inserire un certo valore 20 per la compagnia A, fa un altro ciclo, compagnia B, compagnia C, B, C, fino ad arrivare di nuovo alla compagnia A e incremento di nuovo il prodotto che sto inserendo alla mia compagnia fornitrice. Come faccio a capirlo? Beh, una volta che io ho capito che è il mio fornitore, ho aggiunto quello che mi serve e posso il mio NOM prodotti correnti più 1, dato che ogni volta che nell'IF entra all'interno di questo ciclo, lui già lo sta incrementando e l'aumento di 1, e appunto più 1 per l'esistenza appunto della mia azienda fornitore. E per assegnare il valore della lista aggiungiamo semplicemente prodotti per fornitore uguale il numero del prodotto corrente più 1. Quindi con questa iterazione io aggiungo ogni volta il conteggio dei prodotti, lo aggiungo ogni volta che trovo il mio prodotto fornitore, incrementando fino ad arrivare al numero di prodotti che io di fatto ho impostato all'interno del mio file inventory.xlsx. Bene, adesso c'è da decidere invece nel caso in cui il nome del fornitore, ad esempio, non è lo stesso che io mi aspetto. Quindi, ad esempio, se io mi aspetto l'azienda AAAA Company e il nome del fornitore che mi arriva non è quello, significa che questo non avviene, perché in questo caso avviene solo quando è true, ovvero se if nome underscore fornitore in prodotti per fornitore, quindi andrà a leggere le aziende fornitrici che sono all'interno di questa variabile, attualmente non ne trova nessuna perché come vedi è vuota, però nel caso in cui quella variabile si riempie, quindi andrà a trovare una di queste variabili. Nel caso in cui nome fornitore non coincide con quello, allora si aggiungerà ad un altro valore e prenderà 1. Se if è vero, allora quindi significa che il numero di fornitore è lui, è vero, è true. Quando è true entro nel ciclo, quindi all'interno del nome fornitore di questa variabile prodotto per fornitore, che diciamo è un array che avrà uno o più fornitori, andranno all'interno di una variabile che chiamerò num prodotto corrente. E che cosa faccio? Aggiungo 1 a questa num prodotto corrente che assegno al nome fornitore, che magari in questo caso potrebbe essere la AAAA Company. E questo nel caso sia true, però nel caso in cui è false, quindi else, nel caso in cui è false, allora imposterò nella variabile di prodotti fornitori, nel caso di false andrò ad assegnare 1 ad un altro fornitore, ad un altro supplier. Ovvero, se è AAAA Company, allora vado ad inserire il valore, ovvero il valore che ho assegnato a nome fornitore, lo vado ad aggiungere a AAAA Company. Però, se nel secondo valore non è più AAAA Company, ma è BBB Company, questo valore non sarà più valido e magari andrò ad inserire in un altro fornitore. Ovviamente te lo sto spiegando passo dopo passo perché in questo caso noi ancora non abbiamo riempito quali sono i prodotti per fornitore. Lo vedremo in seguito. Quindi noi stiamo analizzando la logica di questa applicazione. E quindi lo possiamo anche vedere. Noi aggiungiamo una stampa e la stampa ci dirà, non so, aggiunto un nuovo fornitore. Così, se fosse AAAA Company, questo è vero e va aggiungere quindi alla conta dei prodotti. Se invece è falso, che cosa succede? Va ad aggiungere un nuovo fornitore, ovvero
Nel caso della riga 3 andrebbe ad aggiungere BBB Company e ce lo stampa e ci fa sapere questo, aggiunto un nuovo fornitore. Bene, quindi facciamo subito un test prima di andare a continuare lo sviluppo della nostra applicazione. Quindi mettiamo i tre doppio apici sopra e sotto, così commentiamo quello che abbiamo scritto fino adesso e vediamo cosa legge la nostra applicazione. Per il momento vedremo solo cosa legge, quindi stampo, print, nome fornitore. Quindi vediamo se è corretto quello che abbiamo scritto. Lancio il programma e come vedi in effetti sta leggendo proprio la nostra applicazione. Diciamo che nella cella io ho aggiunto per il momento una sola riga del nostro foglio di calcolo. Ok, come vediamo, ha aggiunto anche range 276, ma a noi adesso questo non ci serve, era solo un test che avevamo fatto prima. Andiamo a vedere solamente il contenuto. In realtà il contenuto non lo ha scritto lui, ha scritto solo cell, quindi all'interno di ogni cellula del nostro foglio di calcolo, del foglio di calcolo inventory XLSX sheet 1, va a leggere sheet 1.d 48, 49 e via dicendo. Ma io in realtà quello che voglio vedere, quello che ho anche definito, è il nome fornitore. E allora come faccio a vedere qual è il nome fornitore? Niente di più facile. Nome fornitore è uguale, quindi la lista underscore prodotto.cell riga prodotto 4 lo vado ad assegnare a nome fornitore. Come faccio a dirgli, quindi ad estrapolare il nome fornitore? Semplicemente facendo punto value, il valore. Adesso se vado a stampare l'applicazione, come vedi lui ci dà proprio quello che noi cerchiamo, chiaramente. Quindi dall'inizio fino alla fine a company, BBB company e così via. Adesso iniziamo a vedere un pochino meglio il nostro programma. Sì, lo so, ci sto mettendo un po' di tempo per fare questo esercizio, perché quando si sviluppa un programma comunque bisogna stare attenti a quello che si sta facendo per non incorrere ad errori che poi magari non riusciamo a capire. Quindi per fare un'applicazione che sia corretta bisogna essere abbastanza precisi nel capire quello che stiamo facendo. Andiamo avanti e completiamo l'esercizio. Allora, togliamo il commento del nostro programma. Questo adesso non ci serve. Quello che invece ci serve è appunto stampare il prodotto per fornitore. Ctrl C e all'uscita dei cicli stampa prodotti per fornitore. Salvo, invio. E in effetti, come vedi, fa quello che ci aspettiamo, ovvero ogni volta che fa il ciclo fa una scelta, andrà a vedere prima un prodotto, poi il secondo prodotto e poi il terzo prodotto. E ne trova solo tre, perché quelli che noi abbiamo all'interno del nostro foglio di calcolo sono solo tre fornitori, ovvero AAA Company, BBB Company e CCC Company. E quindi lui lo rileva tre volte. Bene, andiamo avanti. Quindi quello che abbiamo visto, in effetti, è proprio la lista di numeri dei prodotti per compagnia. E come vedi, appunto, come la stampa che ti avevo prima fatto vedere, AAA Company avrà 43 product number, 43 prodotti, la BBB Company 17 prodotti e CCC Company 14 prodotti. Se fai la somma risulteranno 47 prodotti. Volevo dire, se fai la somma saranno 74 prodotti, perché tutti quelli che prende, le righe che prende ogni volta che va a verificare qual è il fornitore. Puliamo ancora meglio il nostro programma, così andiamo avanti. Quindi aggiunto un nuovo fornitore, lo cancelliamo perché adesso non ci serve più. Ed invece prodotti per fornitore, io vado a prendere direttamente il nome fornitore. Quindi per fare questo utilizzo il get. Ovviamente tolgo le parentesi quadre. Ok, qui va a stampare il prodotto, vediamo se funziona. No, c'è un problema nella linea 12. Ah, sì,
nella linea 12 dovevo mettere la ticket, ovviamente non l'avevo scritto, e quindi invio. Ok, adesso abbiamo ottenuto quello che volevamo, quindi l'esercizio numero 1, ovvero la lista del numero di prodotti per compagnia, l'abbiamo completato.